vittime di mafia, di chi l'ha combattuta o raccontata, rievocate nelle tele di un pittore siciliano. Lo ha incontrato l'inviato Francesco Vitale. Il colore grida perché gridano le voci di chi è stato ammazzato. Ci stanno le stragi, ci stanno gli innocenti caduti senza un perché per mano mafiosa, come Barbara Asta e i suoi due gemellini uccisi nel fallito attentato contro il giudice Carlo Palermo a Trapani nell'85. Ci sono i giornalisti assassinati, c'è la forza dei colori della Sicilia, c'è l'arte che aiuta a non dimenticare. Gaetano Porcasi da Partinico, paese in provincia di Palermo, da anni mette sulle sue tele la storia della Sicilia d'Italia. Questo quadro è una rivisitazione di Sciascia. Io ho messo al centro uomini, Falcone e Borsellino, poi ci sono i mezzi uomini che ragionano dalla cinta in giù, sì. Poi ci sono i piccoli, gli uominicchi che sono tantissimi, che sono i burocrati, e poi ci qua. E poi ci sono i ruffiani, i camaleonti. Perché? Perché i ruffiani cambiano facilmente pelle. Ha esposto a Milano, a Firenze, in America. È un uomo umile che dipinge spinto da un forte impegno civile. È una pittura di forte impatto, denuncia. Nei miei quadri racconto tutto quello che è successo, fatti, misfatti, uomini che hanno pagato con il sangue perché credevano a un paese vero, credevano a una democrazia. C'è infine il silenzio della Mamma Santissima, fedeli al motto, la migliore parola è quella che non si dice. Il resto è strada che non spunta, strada senza uscita. Oltre 100.000 fedeli a San Pietro con Papa Francesco per la Domenica delle Palme. Lucio Brunelli.